Bene, Buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito. Questa sera parliamo dell'opera di Kieffer con Paolo Giordano e Vincenzo Trione che daranno luogo ad un dialogo dal titolo Prologo Celeste. Io vi do il benvenuto come Presidente della Fondazione. Vedete queste torri di Kieffer. Mi ricordo che a un certo momento ci fu... Con ospitate nell'hangar di Pirelli Bicocca, l'amministratore dell'epoca disse: Ma poi ci toccherà pure comprarle queste opere. E mi ricordo che gli disse: Ma forse tutto sommato non sarà un pessimo affare, e non lo è stato. Buona serata, e grazie a Paolo Giordano, a Vincenza Trione, grazie soprattutto a voi. Grazie Ferruccio, buonasera a tutte, buonasera a tutti. E, um, io stasera sono decisamente fuori dalla mia zona di comfort, nel senso che forse è la prima volta che mi trovo a fare una conversazione così uh, specificamente sull'arte, ma mi sento abbastanza tranquillo perché sono in mani sicure. Um, non so perché Vincenzo Trione mi abbia ehm, a più riprese ehm, provocato su questo suo progetto Kiefer, non so che cosa gli abbia dato questa imbeccata, però ehm, in realtà sapevo di questo suo lavoro da prima e effettivamente Kiefer è uno dei pochissimi artisti con i quali ho una consuetudine di lunga data. Uno degli artisti, forse l'artista contemporaneo che ho più amato e che ho più amato senza capirlo finché non ho letto questo libro, eh, Prologo Celeste, di cui parliamo oggi. E, questo libro che è un viaggio, e prima di tutto un viaggio, è un viaggio in due luoghi, eh, Barjac e Croissy, che sono due luoghi. Due esperimenti, è molto difficile. Il libro è un tentativo anche di definire questi due luoghi che sfuggono alla possibilità di una definizione chiusa. E, è un libro che affronta Kiefer. Mi sentirei di dire in un modo kieferiano, cioè eh, senza neanche provare ad avere un approccio lineare, consecutivo, del tutto razionale all'arte di Kiefer, ma procedendo come molta della sua arte per accumulo, per districandosi fra delle macerie, muovendosi per analogie continue, mescolando ambiti che all'inizio non avrebbero collegamenti diretti, il mito, la letteratura, il reportage, i ricordi personali di Vincenzo, un libro che non esclude il fatto che tu possa stia parlando di te, anche se ti nascondi un po' fra queste macerie, ma comunque ogni tanto ti si intravede muoverti. E, quindi quello che mi ha molto... Colpito è l'effetto di contagio che io credo vero e che avviene ogni volta che si parla dell'opera di un grande artista. Lo succede anche quando si scrive di altri scrittori, ad esempio, eh, si subisce un contagio del loro modo di vedere il mondo, un contagio che diventa un contagio stilistico, che diventa un contagio di sguardo. E secondo me, io in questo tuo scritto l'ho percepito molto questo contagio anche proprio il tuo lasciarti andare a un autore pericoloso, chi farà una sua pericolosità, ha delle sue pesantezze, ha delle sue oscurità, ha dei suoi tratti indecifrabili e tu non ti sei sottratto a tutto questo, ma il contagio arriva al punto tale che eh, io che sono invece uno molto mh, metodico, preciso, sempre tutte le cose a posto, mi sono reso conto che quando poi ho preso appunti per questa presentazione li ho presi su una busta di recupero, esattamente come molta dell'arte di Kiefer di cui, lui, di cui Vincenzo parla, nasce dal recupero dei materiali, da ciò che si trova in giro e mi sono trovato io a fare la stessa cosa che sicuramente per me non è normale. E... Non ti chiedo come avevo immaginato perché Kiefer, perché mi sembra abbastanza ovvio alla fine ed è ovvio... È ovvio, penso a molti di noi, ma è ovvio soprattutto nel momento in cui uno eh, semplicemente apre questo libro. Eh, vorrei partire dai luoghi, però. Ci sono questa struttura che ti sei dato per affrontare l'artista, potevi farlo in un milione di modi diversi. Hai scelto di partire da un'immersione in questi due luoghi di culto, che io non ho mai visto dal, dal, dal vero, di cui so, ma che non ho mai visitato, che sono Barjac e Corsi e quindi vorrei chiederti innanzitutto cosa sono questi due luoghi, cosa è la, lo specifico eh, di ognuno, come ci sei stato, come ci sei arrivato, anche proprio la genesi fisica. Allora, guarda, il, eh, è la prima volta che ho cercato di fare un libro, che, di, di lavorare a un libro che nascesse da in qualche modo un, una, un viaggio, un'immersione in prima persona. Quindi anziché. Muovere da teorie astratte, da riflessioni in qualche modo, eh, su, muovendo da una, una letteratura di secondo livello, ho detto: Ma probabilmente è l'autore sul quale ho lavorato di più, ho frequentato di più. Ma proviamo ad andare a vedere i luoghi nei quali Kiefer, dove è nata l'opera di Kiefer e proviamo a andare a vedere all'origine dell'opera di Kiefer partendo da un'assoluta anomalia ovvero non c'è nella storia dell'arte un analogo degli studi di Kiefer uh, degli, ah, studi intesi, degli studi degli studi, atelier, atelier degli atelier di Kiefer vale a dire che anche se voi pensate a uh, figure leggendarie della storia dell'arte Michelangelo non c'è stato nessuno che abbia avuto questa visione in qualche modo totale, prometeica, di trasformare lo studio in il vero compimento della propria opera. Cioè lo studio è origine e approdo. È, quello, è il luogo nel quale bisogna andare per capire davvero l'opera di Kiefer, ma è anche il luogo nel quale hai la possibilità, soprattutto Barjac, di vedere cosa diventa ai livelli più alti l'opera di Kiefer. Uh, se siete d'accordo, vi mostrerei un po' di immagini. Il, il libro è nato da davvero un on-road. Un on-road che muove da Marsiglia, uh, visita ad Aix-en-Provence, in un microstudio che è l'atelier di Cézanne, esattamente l'opposto di quello di Kiefer. È un, chiunque l'abbia visto è una sorta di cella monastica molto piccola con una micro finestrina di fronte alla montagna di San Victoire eh, Cezanne in maniera ossessiva ripeteva sempre lo stesso gesto di, di rifare la montagna di San Victoire poi inizia questo viaggio e mi porta ai piedi delle Cévennes e a quel punto in, entro in un viaggio che è dentro il mondo ma fuori del mondo perché arrivare a Barjac significa di fatto affrontare un'esperienza che ti porta in una sorta di parentesi protettiva che ti isola dalla realtà. Ecco dunque quello che succede, questo è l'ingresso di Barjac, devo dirvi è un'esperienza abbastanza sorprendente perché si aprono le porte, si entra in questo luogo, e a quel punto inizia un viaggio. Io ho soggiornato diverse, eh, diverso tempo da lui. Mi viene data una stanzetta con un tratto distintivo. Il cellulare non prendeva. Quindi inizia una sorta di esperienza di assoluto isolamento. Lui c'era. Eh, L'unica richiesta che faccio a Kiefer è: eh, Voglio viaggiare da solo. Voglio muovermi da solo. Voglio perdermi da solo. Perché è un'esperienza di viaggio dentro un labirinto. Dentro un Ma labirinto. Ma tu dormivi? Io dormivo lì. Ma che paura. No? Paura perché... sai cioè, Paolo, tutte le torri. La cosa impressionante è che eh, di notte ero tormentato dal suono delle cicale. Non ho mai odiato tanto le cicale. Perché non si ascoltava nulla. Ovviamente non c'era la televisione il cellulare non prendeva, quindi veramente altrove, il, queste cicale assordanti tutta la notte con animali vari che sbucavano. Vi faccio vedere, questo è proprio l'ingresso di Barjac. Uh, Barjac è, è il luogo nel quale in fondo Kiefer uh, si diverte a fare arte senza tener conto del mercato. Cioè la meraviglia di Barjac è che Kiefer, che è un autore profondamente radicato dentro il sistema dell'arte, non stiamo parlando di un autore marginale, ma lui vive quasi con sofferenza il rapporto col mercato. Quasi. Quasi. Cioè lui è con profondamente convinto che un'opera quando esce da qui o da Croissy, diventa prodotto, diventa merce. A lui piace l'idea che all'interno dell'atelier l'opera sia come una persona che di fatto può cambiare, essere modificata ininterrottamente. È un viaggio, quello di, di, di Barjac, che si muove su tre livelli diversi. Questo è il livello della parte superiore. Pensate a una sorta di involontaria divina commedia. Non è la tua stanza questo. No. <ride> Lui nella parte superiore ci sono delle eh, verande eh, simili a bunker eh, dove ha trasportato opere, questa era un'opera presentata in una prima versione alla Monumenta di eh, Parigi, lui l'ha trasportata e opere diverse acquistano un valore completamente differente all'interno di Barjac. Però mi fa piacere giusto darvi un'idea del luogo che cos'è. Queste sono alcune delle verande di Barjac, dove l'aspetto interessante è che ogni opera è, ha una propria autonomia, ma acquisisce un senso diverso perché è in quel contesto è come se ogni opera fosse una cellula di un corpo o il quartiere di una città. Queste sono le emanazioni. sono gli aerei che si trovano ovunque, questa è la parte superiore. Poi c'è questa sorta di teatro bunker. Che è più allegro. <ride> allora, l'aspetto interessante di questo teatro, paradossalmente, io avevo visto la prima versione di questo teatro che era per l'Electra di Strauss al Teatro San Carlo di Napoli. Uh, lui l'ha ricordato, perché l'aspetto interessante, sai Paolo, è che lui... Uh, Qualsiasi opera monumentale, qualsiasi installazione monumentale, lui la fa in scala 1 a 1 nei suoi atelier. Quindi la versione che poi è stata portata a Napoli in cemento armato è esattamente questa, ma l'aspetto più interessante è che, eh, sai, quando tu prima dicevi i livelli di lettura... Eh, L'altro giorno mi è capitato di leggere una, una battuta che Benjamin faceva sul suo lavoro e dice, per capire il mio lavoro, il, il mio lavoro prevede 49 livelli di lettura. Significa che non arrivi mai. Uh, io credo che Kiefer sia esattamente come Benjamin, cioè ci sono 49 livelli di lettura. Uh, e tante stratificazioni, dietro quest'opera, in quelle fessure, si aprono e c'è un altro mondo. E ci sono pellicole di film che piovono dall'alto completamente combuste poi passeggi scusa no questo mi interessava che dicevi mi chiedo quanto sia perché per me è sempre stato un artista abbastanza um, emotivo a cui sempre ho sempre risposto in modo abbastanza emotivo appunto molte cose le ho sapute leggendo questo libro ma non non avevo sentito troppo l'esigenza, perché mi sembra che l'impatto sia sempre molto deciso. Allora, rispetto invece ai 49 livelli di lettura che hai citato, è per te un autore mh, da, da analizzare. Con cui tu hai un approccio analitico o con cui hai un approccio ancora istintivo? Guarda, ti dico: io prima di andare a Barjac. Forse è proprio perché avevo scritto molto spesso di Kiefer, eh, gli avevo dedicato un capitolo di un libro, lezioni sulla lettura e sul Corriere, lo avevo spesso intervistato. Quindi c'era una frequentazione. Ero convinto che sarebbe stata in qualche modo una passeggiata. Quando sono andato lì, ho capito di non aver capito nulla. Nulla. Soprattutto se andiamo, dopo vi mostreremo delle immagini di Croissy vi accorgete che lui è, uno è una stranissima combinazione tra autore profondamente celebrale, coltissimo abbiamo trascorso serate in cui all'improvviso citava dei passaggi di Gilgamesh o citava dei passaggi di trattati di fisica per citare un mondo a te familiare oppure a un certo punto mi rimproverava perché io non ricordassi un verso dell'Orlando Furioso che è un po' grave in effetti Molto lo trovo un po'. <ride> Do, se guardate la sua biblioteca, non è una libreria, è una biblioteca sterminata, tutto questo però poi si risolve in un gesto profondamente corporale, fisico, istintivo. Cioè lui è, da un certo punto di vista, è profondamente mentale, colto, erudito, quasi un sapiente, ma quando lavora diventa un veggente, entra in un processo di estasi. Se ti veniamo a questa cosa ti spezzo un po' lo slideshow sì, sì. perché ehm, su questa idea del prologo hai, ne hai parlato anche prima. Eh, a un certo punto scrive: rispetto alle opere d'arte gli atelier detengono la stessa valenza che i prologhi hanno per i libri o i portali per le cattedrali. Si tratta di spazi che assorbono umori. Ehm, in che senso quindi questo prologo celeste che è il titolo del tuo libro? Ma guarda, perché troppo spesso i, i critici o sono stati vincolati, a parer mio, dal, dalle sovrastrutture intellettualistiche intorno all'opera, eh, spesso limitandosi a parlarne attraverso riproduzioni, immagini o teorie più o meno orecchiate. Uh, oppure hanno completamente dimenticato l'opera. Andare nell'atelier in fondo è anche una sfida per chi scrive d'arte, perché non sei turbato dalle voci di fondo che ci sono in un museo, in una galleria, hai la possibilità di fare davvero un viaggio in un luogo che è inibito a tutti, in cui l'artista esce dal mondo e fa tutt'uno con la sua opera. Ed è un ambiente nel quale il gesto viene spazializzato, cioè vive nello spazio dell'opera. Tu descrivi anche una certa teatralità a un certo punto sua, che sembra quasi un po' però. appunto, sembra quasi un, una messa in scena di quest'uomo che esce al mattino e con un'intenzione, non, non mi ricordo, c'è una sequenza di gesti sì. che descrivi. Ecco, parlaci un, un attimo dell'uomo Kiefer all'interno del suo atelier. Lui è, è una persona che ha il... molto generosa, eh, anche socievole, nel momento in cui lavora entra in uno spazio di assoluta, assoluto isolamento e si comporta tenendosi a una vera e propria liturgia, che ripete in maniera costante ogni giorno, in cui lui muove sistematicamente da una pagina letteraria. All'origine del suo lavoro, in un tempo nel quale spesso si è rotto il patto tra arte e letteratura, Kiefer, forse proprio perché aveva l'ambizione da ragazzo di fare lo scrittore, muove da pagine di letteratura e lui dice, ho l'abitudine di andare in biblioteca e tirar fuori un libro, e aprirlo a caso, e capire se quella pagina scovata a caso può essere l'origine di un lavoro. Poi inizia una, un tempo lungo in cui lui davvero racconta di grandi difficoltà per scegliere un'immagine. Lui dice sempre, io ho bisogno di uno shock. Non c'è chi è, è l'opposto di un artista astratto, puramente mentale. Lui dice, io ho bisogno di uno shock che venga dalla cronaca, dalla politica, dalla storia, da una pagina di un trattato di mistica ebraica, eh, di filosofia. Però lui ha bisogno di un primo gradino. Da quel gradino poi inizia un viaggio nel quale lui è da solo. L'aspetto interessante è che in quel viaggio lui abbandona ogni difesa e si immerge nell'opera, un po' modello Pollock per intenderci. Cioè, mentre in Pollock la tela è sotto l'artista, in questo caso la tela è di fronte all'artista, lui la realizza. Altra cosa divertente, interessante è che lui spesso lavora su opere di grandissimo formato, talvolta grande quanto un palazzo, eh, sale e scende dal trabattello e, realizza in e lavora in contemporanea 4-5 opere. Cosa che esige anche una, una tenuta fisica, ma quando lavora lui racconta di non essere consapevoli di ciò che sta facendo. Perché è immerso dentro il corpo della pittura. Per capire, lui dice ho bisogno di allontanarmi, lui che è coltissimo, raffinato, ho bisogno di allontanarmi e di capire che cosa ho fatto. Tutto questo però è impossibile da filmare. Io gli ho chiesto, di, è l'unica cosa che gli avevo chiesto, vorrei vederti mentre lavori. Che è un'esperienza, credo, assolutamente straordinaria. Ecco, quello non mi è stato consentito. Mi è stato consentito di eh, ascoltare il suo racconto delle sue ritualità molto attente. Però non, la non ho avuto questa possibilità e devo dire, è un'esperienza in cui lui parte da qualcosa di riconoscibile e la defigura, la violenta, la profana, la cancella come fa con la letteratura. Cioè lui è l'autore più letterario e più antiletterario che ci sia. Questo è molto interessante come ne, ne parli nel libro, eh, dici che lo chiami il delicato rapporto intrattenuto da Kiefer con la parola scritta, che si dà come un misto di attrazione e di distanziamento. Mm, sì. Spiegaci un pochino meglio questo. Uh, lui è davvero ossessionato dalla parola scritta. È proprio una, è la vera fonte di tutto l'immaginario kiferiano. la parola scritta. Lui ha una... però come tutti gli artisti, lui è una sorta di filosofo sapenziale Uh, quando si misura con la, con la parola scritta. Uh, lui lo dice chiaramente: usa i libri, molto spesso dedica cicli dei sue, delle sue opere ad autori, gli autori che lui ha amato maggiormente sono Rilke Celan, sui quali ha, ha, mh, ha anche recentemente uh, maggio scorso ha dedicato una mostra al Finnegans Wake di Joyce. C'è un omaggio... Tutte opere... Non è casuale. Pop. Sai perché? Perché è, come è, la per la... è la stessa ragione per la quale lui ama i miti esoterici, babilonesi. Perché... Chi non li ama, tra l'altro? <ride> Il... Io devo dirti... Ne conoscevo uno, lui ha una erudizione sui miti che è impressionante. Però a lui piacciono i miti e i testi che sono talmente ermetici e complessi che gli consentono o di estrapolare una frase che lui talvolta riporta come se fosse un geroglifico all'interno dei quadri oppure gli interessa usare quella frase come suggestione. I titoli chi c'è un capitolo che andrebbe scritto sui titoli scelti da Kiefer per le opere. Sono in sé dei micro romanzi. E poi lui, la cosa che a me colpisce di più del suo lavoro da questo punto di vista, del, del rapporto con la parola scritta, è che lui dice, spesso mi affascinano quegli artisti, soprattutto quei poeti, nei quali trovo dei versi che attendono di essere completati. I miei quadri sono un tentativo per integrare quello che avevano fatto Selan e Rilke. Non a caso, per esempio, lui sceglie la parte conclusiva dell'opera di Selan, che è quella più quasi, diciamo, è veramente eh, indecifrabile, ma è quello che a lui interessa. Uh, lui ha, è l'unico caso, è uno dei pochissimi casi che usa la parola letteraria nelle sue opere, ma usa anche la parola letteraria nei suoi testi. È molto attento alla scrittura. Senti, Qui... secondo me abbiamo bisogno che tu ci faccia vedere un'opera sua, la, la tua opera. Lo so che ti sto incasinando no. l'ordine, eh, <ride> però eh, questo è kiferiano <ride> <non> assolutamente, <ride> assolutamente serendipico. Eh, una tua opera del, del cuore Una tua opera a cui sei particolarmente legato di Kiefer, Se ce l'hai Tra allora, quelle che hai visivamente Sì, allora eh, Dobbiamo fare una Permettetemi, dobbiamo correre Coni. Avanti e poi torniamo Intanto vi vedete un po' di Barjac Immaginate le mattine di Trione ecco. Le notti di Trione è paradossalmente questa che apparentemente è la cosa più fragile che si possa immaginare. Uh, è una teca di Barjac uh, che ha una storia, perché le opere di Kiefer hanno una storia. Questa è una storia molto novecentesca e molto privata. Era la macchina da cucire sopravvissuta ai bombardamenti della seconda guerra mondiale della casa di Kiefer. Uh, lui l'ha salvata, Kiefer ha questa idea di un po' d'archeologo, di salvare brandelli, uh, come ha salvato il piombo, Molto del, bella quella parte sul piombo della, cattedrale. della cattedrale di Colonia, così ha salvato il, uh, questa macchina da cucire. Vi sembrerà l'opera minima, cioè Kiefer lavora su cose monumentali, gigantesche, prometeiche. Eppure, secondo me, offre la chiave per capire uh, Kiefer, e io in quei giorni ero, avevo portato con me un libro che a me aveva sorpreso molto, che Kiefer non lo avesse letto, che era La storia naturale della distruzione di Sebald. Un libro che io ho amato particolarmente, e Kiefer è un uomo molto colto, e gli avevo detto... Ma, e con tu, molte assonanze con, con Sebald. Assolutamente anche. sì. Quel libro per me è diventato una sorta di basso continuo durante la i giorni di, di Barjac. Perché se voi andate a Barjac, capite che lui, lui ha un rapporto molto drammatico con la Germania. Eh, ricordo nei giorni in cui ero lì: lui, ha, lui soffre molto per essere stato in qualche modo dimenticato dal suo paese. Lui è oramai quasi considerato un artista francese. Infatti, tu ne parli come di un transplanté. esattamente. Lui è, è quello e vive male il fatto di non essere. Il, il, uh, lui soffre, per esempio, che all'Hamburger Banoff di Berlino le sue opere nella collezione non vengano esposte nei giorni in cui ero lì, era andato a trovarlo un, uh, un giornalista. Ma è vero, questo è una sfida! È, è vero, dietro c'è una e perché. Perché lui tra il 68 e il 72-73 realizza un ciclo di opere molto importante intitolato Occupazioni. Eh, e fa quello di cui parla Sebald nella storia naturale della distruzione. Sebald dice: I tedeschi non sono, hanno rimosso il dramma di una nazione, non hanno, voluto, hanno fatto finta come se non fosse accaduto nulla. Sebald lo dice in maniera severissima nella storia naturale della distruzione. Lui no, lui realizza queste opere nelle quali si vede la sua fotografia con il classico gesto nazista di fronte ad alcuni paesaggi tipicamente romantici. È un classico gesto quasi di transfer, diciamo, gli psicanalisti parlerebbero di investimento, uh, ma è un modo per prendere atto di un dramma. E secondo lui i tedeschi non l'avevano mai affrontato. Barjac a parer mio, è un po' una riscrittura del fantasma della guerra, cioè voi attraversate Barjac e la guerra e respiri ovunque la guerra. Se mi, mi fa piacere farvi vedere delle immagini, come queste, che in tutti voi faranno risuonare la memoria di alcune immagini legate al secondo conflitto mondiale. La guerra è davvero ovunque, non c'è, in fondo anche prima avete visto quei rifugi, io li chiamo rifugi, lui li chiama tunnel, sono delle cripte sotterranee, che Kiefer da solo, la cosa prima ne parlavamo un po' con Paolo, lui fa tutto rigorosamente da solo, con un unico collaboratore. In un tempo nel quale gli artisti tendono a delegare tutto, al punto che alcuni si vantano di realizzare le proprie opere dettandole al telefono, uh, Kiefer sceglie di fare tutto in prima persona. Uh, era divertente. Nei, giochi, nei giorni di Barzac vedevo un uometto, Lui lo chiama Lomino, che si aggirava per. che è l'unico suo assistente. Cioè Le torri lui le costruisce solo con questa persona. Lui mi diceva. Ma sai, io non ho mai studiato architettura, mai, lui detesta gli architetti. Ha un odio profondo negli nei un confronti degli architetti. Lo vede però. <ride> <ride> e, quindi, e lui pensa, io ricordo, tra l'altro lui, dietro tutto questo c'è una memoria, io, quando tu prima mi hai detto perché abbiamo pensato a te, in realtà dietro c'è una un piccolo pezzo che tu avevi fatto su un numero della lettura, diciamo, straordinario, dove Antonio Troiano aveva sollecitato alcuni scrittori ad adottare una copertina della lettura e tu avevi adottato la copertina di Kiefer. Mm -hmm. Vedi, quindi <ride> nulla passa inosservato <ride> qui al Corriere. C'è mm, un passaggio Molto bello, in cui citi una, una sua frase su questo. Dici: In diverse occasioni, Kiefer ha raccontato di aver vissuto fra i tre e i cinque anni in una città ferita a morte dai bombardamenti. E poi c'è un virgolettato: Giocavo tra le rovine, non avevo nient'altro, solo mattoni. E in effetti, in questa immagine molto semplice, sembra esserci una poetica Assolutamente. intera. Assolutamente, ci sono due elementi. Ah, poi devi tornare alla macchina da scrivere perché l'hai lasciata. Ci sono due elementi. Il primo è il gioco. Lui, quando parla, cioè la dimensione paradossalmente ludica in un autore tragico, non c'è dubbio che sia un autore tragico. C'è un elemento ludico. Lui, le torri di Barzac, le pensa come se fossero dei pezzi di un Lego, giganteschi, monumentali, che monta, smonta, riarticola. Si diverte a trasformare continuamente, esattamente come un bambino, come quel bambino che usava le macerie, le rovine, perché sono la sua ossessione. Kiefer è un artista di rovine. Non c'è opera di Kiefer che non sia segnata dal recupero delle rovine e insieme poi le rovine diventano un modo per parlare di un mondo finito, di un mondo crollato. Ma Kiefer non lo vuole mai ricomporre. Cioè in Kiefer non c'è mai la vocazione ad arrivare a una unità. C'è una vocazione alla speranza tra le rovine invece? Cioè diresti che è un autore che delle rovine trova un qualche tipo di possibilità? Uh, è una possibilità marginale. Uh, in fondo, e, e la parte conclusiva del libro è quando torno a Barjac, a riguardare Barjac dopo essere stato a Croissy, uh, prende atto un po' del grande obiettivo di Kiefer che in realtà sarebbe quello di distruggere tutto ma la distruzione come atto liberatorio. Quando prima il direttore De Bortoli raccontava di Hangar Bicocca, quando ci fu la conferenza stampa di Hangar Bicocca, che un po' diciamo sono le torri su, sopravvissute a queste di Barjac, lui disse esplicitamente sapete qual è il vero compimento, quale sarebbe il compimento di Hangar Bicocca? Distruggerle. E lui sembra evocare. Dopo averle pagate, però. Do, do, Con una scena un po' alla, a epilogo di Zabriskie Point. Cioè, io me la sono immaginata esattamente così. Cioè, con quella, lui gode quando. Uh, lui racconta spesso di mettere degli ordigni sotto le torri di Barjac e di farle esplodere. Perché per lui questa è una presa d'atto di un'impossibile ricomposizione. La macchina da cucire tornando alla nostra macchina da, da cucire. Era, lui me ne aveva parlato e nessuno degli assistenti mi quando io sono tornato a Milano, gli mi diceva: Ma mi pescate la macchina da cucire. Lui diceva: Ma dove sta sta macchina da cucire? Non se la riva, perché è un luogo dove ti perdi. Io ho il cellulare zeppo di appunti visivi perché era impossibile ricordare tutto quello che vedevo. Perché? Cioè, non sai dove poggiare l'occhio. Sai, la cosa straordinaria di Kiefer, io amo molto i libri che non si fanno eh, riassumere. Ho le opere d'arte che non sono instagrammabili. Cioè, quelle che hanno una parte molto incompiuta. Quello che sta fuori campo. Kiefer è tutto fuori campo. Non c'è nulla al centro del campo. E, e in questo è il classico e qui nessuno me la trovava. Poi a un certo punto me la scovano, e lì secondo me racconta perfettamente la dimensione pro, in maniera molto profonda autobiografica che sta dietro l'opera di Kif. Che lui dissimula, nasconde, traveste, però non l'abbandona mai. Mi ha molto divertito quello che anche scrivi su lui che fa saltare le torri, ma ancora di più, ne hai accennato prima, in questo vedete anche come, eh, anche questo non è un libro riassumibile, eh, è un libro vorticante, direi, in cui certi motivi ritornano e lentamente accumulano, come, come una limatura di ferro, eh, accumulano idee attorno all'opera di, di Kiefer. E una delle cose che tornano è questo aspetto della sua essere un artista, ma in parte iconoclasta. E una delle cose che fa a Barjac, tu racconti, è quella di eh, esporre le eh, opere alle intemperie. Cioè di lasciarle alla pioggia, di lasciarle di rovesciarci sopra delle cose, è un po' quello che raccontavi prima. No? Prima di uscire da lì, queste opere devono essere maltrattate. Questo è molto interessante in effetti rispetto al discorso sull'arte eh, contemporanea che ne fai. In realtà tiri fuori, adesso devo ritrovare la pagina. Però citi credo, una o un. un uh, uh, una, Natalia Einig, quindi, sì. una. E, che in effetti fa una, uno spaccato dell'arte contemporanea abbastanza triste. no? E ti volevo chiedere un po' di, di questo, cioè, anche nella tua eh, posizione, alzandoci un po' rispetto a Kiefer, allargando un po' il quadro, come si pone, qual è la tua visuale su quest'arte contemporanea così mercificata e come lui eh, alla fine si pone veramente rispetto a questo? Guarda, lui, ma forse è, un, è una mia predilezione, io amo i marziani, cioè amo quelli che eh, diciamo non aderiscono al proprio tempo eh, in maniera in qualche modo pellicolare, non, non mi piacciono. Eh, Kiefer, sì, per comodità lo si può collocare. Intorno al clima dei neoespressionismi espressionismi degli, tra gli anni 70 e gli anni 80, però, Kiefer c'entra veramente poco con l'arte contemporanea. e la ragione per la quale rifiuta di partecipare alle mostre collettive, rifiuta di partecipare alle fiere. Ehm, è uno che sceglie di stare da solo, cioè un radicale per te. Assolutamente sì. E sai. Prima tu parlavi dell'iconoclastia, sono molto legati i due punti. L'iconoclastia per lui non è solo la distruzione dell'immagine, perché un'opera per lui di fatto non finisce mai. Quando un'opera esce fuori dall'atelier per Kiefer, di fatto l'opera è morta. Quando va in un museo o in una galleria, per lui l'opera ha cessato di vivere. Nell'idea di Kiefer... Ed è perciò che l'atelier ha un senso profondo. Perché è solo nell'atelier che lui può avviare un, in, un ininterrotto corpo a corpo con le opere. In cui la cosa straordinaria è che lui ha a Croissy, per esempio, un co vari container pieni di opere che raccontano i propri fallimenti. Lui ha un culto profondo per il fallimento. In questo Finnegan's Way, si capisce che è un'opera molto affine nella sua. Ma il fallimento non Facci è. Faccio un... vedere Croissy un sì. po'. Beh Croissy, devo dirvi. Prima ne parlavamo un po' con Paolo. Io, quando eh, all'inizio con, con Andrea Canobio e Francesco Guglieri di Einaudi stavamo ragionando sul libro, l'idea e con Ernesto Franco, l'idea era quella di concentrarci molto su Barzac. Devo dire, quando vai a Croissy. Capisci, cioè, vieni preso meravigliosamente in contropiede. Cioè, è veramente... mi dicevi che è stato lui: a... assolutamente. Lui mi ha detto: no, se vuoi capire qualcosa, vieni con me. Andiamo a Croissy andiamo lì. E devo dire, questo è un altro lavoro politico. Ecco, questo è questo mi, scusami, è una, un micro aneddoto divertente perché io non sapevo come disobbligarmi con Kiefer dopo la lunga ospitalità nel bunker di Bajac e quindi cioè se portare un dolce, <ride> panettone milanese. No, ho una pastiera napoletana. Pastiera. <ride> quindi non sapevo che cosa fare. A un certo punto Che te la fa esplodere. <ride> allora si riflette, si decide di mandargli un pacco di pasta di Gragnano. Ma ah, vedi che però sono stato vicino <ride> che esplode sai, anche meglio e io non sapevo ma era una cosa co ma sai a Kiefer che regali cioè, quanta pasta gli hai mandato no un paccone un pac ma sai lui è tutto gigantesco cioè, l'esperienza più divertente è quando le lei rotelle io avrei scelto le rotelle <ride> sono un po' più Kieferiane io di tutta la fantasia di Gragnano avevo detto al pastaio si sbizzarrisca devi andare una persona eh, diciamo molto generosa però ama le cose grandi quindi si scatena gli mando questo pacco, sparisce, lui non mi risponde e dico vabbè, si sarà offeso. Mi ha regalato la pasta. Eh, la pasta, cioè io imbarazzatissimo, <ride> come gli ho regalato la pasta. Fatto sta, settembre viaggio a Croissy, passeggio, ah, lui mi manda a un certo punto due foto. Questa è un dettaglio di questa foto. Devo dire, io non capisco cosa fossero queste cose. Arrivo a Croissy e lui mi dice, vedi la, un pacco della tua pasta? Eccolo. Ed è questo. Cioè lui con questo gesto aveva tra trasformato alcuni spaghetti in questo... Però li ha cotti prima. Li ha cotti, certo. Ce li ha anche conditi. <ride> Sono tipo spaghetti al sugo. Perché... Questa è la parte della cucina, però... Stiamo parlando quando si va a Croissy, al di là ovviamente di questo piccolo aneddoto che però vi fa capire come lui possa utilizzare tutto. Cioè si può fare arte con tutto, con qualsiasi strumento e di qualsiasi strumento e di qualsiasi materiale. Questo interesse plurale si dimostra quando vai a Croissy e vai in quello che lui chiama l'arsenale. L'arsenale, devo dire, che è uno dei posti più incredibili che io abbia mai visto cioè è un posto al cui lui ha due padiglioni ai quali ha dato i nomi di personaggi di Gilgamesh Enkidu e Ninsun quindi lui mi dice vuoi venire a vedere Ninsun io pensavo un cane, un gatto cioè qualche diciamo animale domestico in realtà mi porta dentro questo posto che visto dall'alto sembra un'incisione un di piranesi con fughe di scale che si intreccia, poi entri ed è questo. È un posto dove, di circa 36.000 metri quadrati nel quale tu hai di tutto. Non sai l'horror vacui è un monumento all'horror vacui, cioè tutto. Qualsiasi prodotto eterogeneo, materiali, materie che però la cosa divertente è che nessuno si sa destreggiare in un posto del genere, solo lui. È un archivio, guardatelo, è, eh, è veramente abbastanza incredibile. L'ingresso, quando arrivo a guardare, trovo una, un cesto come questo con delle faccine. Io gli chiedo scusa, ma che sono delle faccine? Sembra, sembrano degli smile. In realtà erano delle feci, eh, come le feci indiane, che lui aveva solidificato e le aveva Usate perché gli servono per alcuni lavori. Ma di chi? Di mucche. Feci di mucche. Questo non lo dici nel libro. Sì, c'è un lo passaggio dici? in cui non dico... sono perse le feci. <ride> la, mia, la mia attenzione. Lui, attenzione, lui è un... un cultore di feci. Chi non di lo fuori. è di nuovo? <ride> Questo vi faccio vedere, però vi faccio vedere le feci. No, perché è molto interessante. Oh, questa è una, una parte ancora del, dell'arsenale. Ecco le feci. Ecco le feci. Oh, questo è un. No, no, questo me lo ricordo. Avevo... Lui è. Uh, uh, mi mostra quest'opera che è un omaggio a un poeta messicano che anche vedo che, diciamo, è l'opposto di Gongora. Quindi, Gongora era molto pulito, essenziale. Invece, lui, molto corporale, nel vero senso della parola, diciamo. Uh, e realizza quest'opera che è un... Uh, il titolo è Le feci degli dei, uh, nel quale lui, esattamente come un alchimista, mette insieme feci e oro, perché si può estrarre oro, elementi preziosi, e quello è il senso vero di Kiefer, cioè Kiefer ha un'idea di redenzione della materia. Materiali poveri che possono acquisire una nuova dimensione, una dimensione quasi spiritualistica. E in questo senso l'omaggio a che vedo mi sembra assolutamente evidente. Ecco, questo a proposito di lavori uh, alchemici mi sembra che sia assolutamente esplicito. Cioè, prima il libro è costruito per miti, uno dei, il primo mito è Prometeo, uh, Prometeo sia perché Kiefer ha una visione prometeica di Barjac è un'enorme costruzione prometeica ma anche perché lui usa il fuoco spesso nel, nel suo lavoro ecco questo è un, eh, diciamo, è un omaggio a te perché riprende un, un mondo a te familiare che questo è un omaggio alla teoria delle stringhe eh, perché tra le varie fascinazioni che ha avuto che ha Kiefer c'è anche il mondo della scienza che lui continuamente frequenta. Questa lettura alchemica di cui parli è molto interessante, in effetti, nel libro. E proprio sulla materia che diventa oro, eh, quello che più mi ha affascinato è... C'è un elenco molto... A un certo punto... Ecco, il libro procede proprio un po' come avete visto a Croassy, in cui a un certo tu non lo dici mai, credo, ma noi lettori cominciamo ad avere il dubbio di avere di fronte una specie di accumulatore seriale, anche eh, metodico probabilmente, però un accumulatore seriale. E eh, in quel contagio di cui dicevo all'inizio, a volte anche tu sei preso da questo accumulo linguistico. Se leggerete il libro, sentirete che un libro... Uh, ad esempio, che ha uh, dentro molti elenchi, molti elenchi che ti fanno proprio percepire questi scaffali, e ce n'è uno molto bello. Dovrei ritrovare la pagina. Sui materiali che lui utilizza, che effettivamente sono materiali di un'eterogeneità assoluta. E, ma tra tutti questi, uno dei materiali più segnanti per lui è sicuramente il piombo di cui tu parli, anche il piombo, materiale alchemico, eh, il più pesante, il più buio, però anche duttile. Volevo chiederti qualcosa sul piombo e sui libri in particolare. Sì. Questi libri di piombo, che sono una delle opere, sicuramente simbolicamente, più anche celebri di Kiefer. Allora, il... ci sono alcuni materiali che sono. Apparentemente lontani, che lui predilige in modo particolare. Il, la paglia e il piombo. Eh, sono eh, non so se ci sia qui il, il piombo. Mi pare che non ci sia, non, non, non abbiamo credo, delle immagini sul piombo, il, però possiamo vedere i libri. Andiamo indietro e vediamo i libri. C'è un'immagine molto bella per il mio dei libri. Eccola, questa cosa è il materiale più protettivo, è vero? molto interessante questa cosa. E il, il piombo, secondo lui, l'idea ha una peculiarità nell'essere grigio, apparentemente pesante, ma estremamente duttile. C'è l'idea che il piombo possa essere continuamente plasmato, continuamente modellato. Eh, continuamente portato oltre la sua origine, il piombo per lui ancora una volta, c'è una dimensione autobiografica nella scelta del piombo. Prima Paolo citava il, il tetto del, del Duomo di Colonia, piombo, barre tagliate che Kiefer ha utilizzato per realizzare alcune parti di Barjac. Il piombo è il materiale privilegiato del quale si serve per realizzare i libri. I libri hanno un tratto distintivo, sono un omaggio, diciamo un momento, una sorta di presa e spossessamento. Un omaggio alla forma libro, ma illegibili, inapribili, intrasportabili. Uh, se voi pensate a... La stragrande maggioranza degli artisti che hanno avuto un rapporto con la letteratura spesso hanno avuto un rapporto di illustrazione della parola. Kiefer rifiuta ogni forma di illustrazione. Lui opera sempre come un profanatore e anche nei libri. Cioè, sono i libri nei quali l'immagine è cancellata. Uh, dunque c'è la forma libro ma sono dei sarcofagi sostanzialmente. Uh, sono libri non libri dove che tu puoi guardare da lontano e sono intrasportabili. Sono libri che assumono una valenza plastica per lui. Però al tempo stesso lui è ossessionato perché davvero il, proprio la forma libro. Lui addirittura parla di Barzac come di uno sterminato libro, uno sterminato libro di pietra in cui ogni, quella è un'immagine, la usa molto come metafora. Il libro procede, tu prima parlavi del tema degli, delle, degli elenchi, è vero, li amo molto, ci sono un, un libro che ho amato molto è La vertigine della lista di, di Eco, uh, mi, mi piacciono molto i, la, la, diciamo, la, le operazioni vertiginose. Nelle... Credo che ci siano anche tanti scrittori che amino la, la prassi del, della lista. Uh, anche Joyce era uno che amava moltissimo la, la frase, e Kiefer è uno che, ha, se andate a Croissy, è una, una sorta di sterminata lista di oggetti. Il problema era cercare di individuare una parola che si curvasse su quella lista, sterminata ed è un po' questo che dicevi di essere un profanatore, di rifiutare un certo tipo di illustrazione, per quanto non mi sembra di poter dire che non sia un artista. In parte figurativo, cioè, a volte si riconoscono degli elementi figurativi, ma no, sì, certo. questo non è il mio campo, però mi interessa una cosa che dice: a un certo punto, dice nel labirinto chiferiano si avverte l'assenza umana, sì. eh, a parte in, pochissimi, in pochissime opere, peraltro molto belle, che a un certo punto sono fotografate, queste opere più cosmiche. Mi piaceva chiudere con quelle lì perché sono quelle che forse hanno un afflato un po' fuori sì. da queste macerie, che guardano anche un po' alla scienza, alle stelle, al cosmo. Vediamo di trovarla anche, anche su... E lì ci sono delle figure umane, anche se sembrano morte, però ci sono, sono delle figure umane. Beh, adesso ci arriviamo, scusate, il ecco, beh, Tra cui sì. beh, Possiamo esatto. scegliere anche l'immagine della, della copertina. Uh, in realtà devo dirti, io quando parli con Kiefer e leggi anche alcuni testi di Kiefer, ti sembra di avere a che vedere con una sorta di filosofo presocratico, eh, che davvero interroga il mondo, il cosmo, senza sovrastrutture. Eh, se leggete alcune sue pagine e vedete alcune di queste opere, il riferimento vagamente kantiano del cielo stellato sopra di noi ritorna fortissimo. E cioè, l'aspetto interessante è che davvero Kiefer forse è l'unico artista che si interroga sulle dinamiche del mondo, su come l'uomo sia una piccolissima parte all'interno del cosmo, la fascinazione per Spinoza, l'idea di un uomo che si dissolve dentro la natura, beh, questo ritorna in maniera fortissima nel, nel lavoro di Kiefer. Io davvero, se dovessi descriverlo in maniera rapida, io lo, penserei, lo penso esattamente come un filosofo delle origini, come quelli come Archelao. Che andava, guardavano le notti stellate e provavano a interrogarle, semmai senza strumenti scientifici, ma soltanto attraverso strumenti poetici. In questo caso è interessante, Paolo, che è un'opera, in questo caso, che ha, può essere letta in diverse maniere. La prima è un implicito omaggio ad Alberto Burri. La terra è un cretto. Alberto Burri è uno dei grandi artisti ai quali Kiefer, Kiefer è stato, nell'arte italiana, amato due artisti in modo particolare, Vedova e Burri. Uh, lui sceglie di lavorare con un'importante galleria italiana perché questa galleria lavorava con Alberto Burri. Uh, la, figura, la figura è lui, è Kiefer stesso, è l'uomo, è quello che in filosofia si direbbe la vita nuda è l'uomo nudo a contatto col suolo senza nessuna turbamento eh, contaminazione cioè Kiefer è davvero fuori dalla storia non dal tempo fuori dalla storia è intorno a qualcosa che ti domina e ti sovrasta e non si può non pensare alla grande pittura romantica Friedrich è uno dei grandi riferimenti ma Probabilmente l'autore che ama di più, che anche anch egli interessato dal, dal rapporto tra l'uomo e il cosmo, è Van Gogh. La notte stellata è uno dei quadri che Kiefer ama maggiormente. Lui dedica a Van Gogh una lezione illuminante alla Tate, nella quale parla di Van Gogh, ma come spesso fanno gli artisti, Parla di se stesso, racconta di Van Gogh e racconta di sé, racconta di alcuni elementi che lo accomunano, l'idea di porsi su una soglia sottilissima che io chiamo nel libro figurabile, cioè non allontanarsi troppo dall'immagine ma non avvicinarsi neanche troppo all'immagine, far sì che l'immagine possa essere un po' completata da noi che la osserviamo. Uh, non decretare mai l'eclissi del riconoscimento. Le opere di Kiefer in questo, prima tu citavi rispetto all'arte contemporanea, Kiefer è l'opposto di un artista concettuale e minimalista. Non c'entra nulla con questo tipo di mondo. È un artista che crede ancora alla pittura come drammaturgia. Prima tu parlavi della sua dimensione teatrale. Kiefer in fondo è un grande drammaturgo. Le opere di Kiefer, ogni opera di Kiefer è una parte di un'epica. Lui ha ancora l'idea che possa, es possa esistere nel tempo del disincanto un'epica. E infine questa dimensione filosofica. Lui oggi mi è capitato di parlarne a, a lezione con, a con gli studenti. Lui dice a un certo punto ogni uomo è filosofo. E eh, fare filosofia significa rispondere con i propri strumenti a delle domande assolute. E l'opera di Kiefer è un modo per rispondere ad alcune domande definitive sul senso della storia, sul senso del male, sul senso della religione, sulla fine di Dio. Sembrano domande, eh, sono domande che non appartengono a un tempo storico ed è questo probabilmente l'aspetto che... Secondo me consegna Kiefer, sposta Kiefer dal XXI secolo e lo colloca in una dimensione quasi sovrastorica. Molto interessante questo. Uno dei punti più anche oscuri del libro, ma su cui ho riflettuto di più, è proprio legato a questo, quando tu parli della differenza tra l'essere un artista... Nel tempo e essere un artista con il tempo, e mi chiedo se, però, in questo tempo sia un artista molto del Novecento. Eh, perché, in fondo, a me ogni volta che lo guardo tutto mi parla del Novecento. Forse oggi, quest'epica, questa, questa drammaturgia è più difficile da inserire. Ehm. Siamo stretti di tempi perché qua abbiamo un countdown davanti a Siamo noi. In zona Cesarini. Ma um, volevo chiederti una cosa rapida, più personale. Cioè, io ho sempre l'impressione, almeno questo capita a me, che eh, quando ho finito di scrivere di una cosa, in un certo senso ho anche finito di interessarmene un po', o almeno ho finito un po' di poterne essere affascinato. Allora, questo viaggio nel libro... Chiude un po' la tua... cambia un po' la tua emozione verso Kiefer, chiude un po' questo percorso? Sì, sì, guarda, in realtà no, assolutamente sì, io non avrei immaginato di immergermi, forse diciamo è stato il primo libro in cui per molti mesi ho cercato di non fare nient'altro che immergermi in questo, in questo progetto. Uh, in realtà dietro questo libro ci sono delle ragioni private, autobiografiche. Uh, io ancora nella memoria la prima volta, ragazzino, che ho visto Kiefer senza capire nulla. Uh, al Moma c'era cioè la, la sua prima grande mostra con, che andai a vedere con i miei genitori, vidi delle opere che non, ovviamente non capivo minimamente, ero negli anni del liceo. Da quel momento, non so perché, ma ci sono tornato in maniera molto costante, l'ho incontrato, ho intervistato, ne ho scritto. Probabilmente questo libro è un po' un, un addio, uh, un po' come sai, come quei grandi amori con i quali hai convissuto talmente tanto, ci sei entrato dentro, li hai esplorati, li hai interrogati, uh, ne hai cercato di vedere i più lati possibili. E poi c'è un momento, che forse è anche il momento più, più bello, nel quale inizia il valzer degli addii. No, è un po' questo libro. Credo che sia così. Voi invece dovete ancora cominciare. Eh, io vi ricordo quindi: Prologo Celeste che trovate qui fuori. Siamo anche sotto Natale. Penso che questo vi suggerisca delle cose. Eh, Vincenzo resta qui per firmare, resta qui o va di là per firmare le vostre copie. e mm, Grazie per questo libro. Te, Grazie per questo viaggio. E fatevi portare a Barjac e Croissy con lui. Buonasera.